E cosa usa di crema? È una crema solo particolare? Donato, lo conosci? Certo, Donato Ciniello, che è pure del mio gruppo, sì. Che saluto, che ho avuto l'altro modo di farvi una barba con un prodotto suo che si chiamava 2 novembre, e le posso dire che è una persona che i saponi li sa fare. Ora sta prendendo voi un'attività con Fabio, perché non mi avete dato... per essere presente a questo evento. Sì, anche io sarò ospite, cioè ospite, sarò pure io lì a condividere questa giornata. Non mi ricordo. Ragazzi, me la ricordo che giorno era, è a fine mese. Primo dicembre. Allora, per poter fare una buona barba, in particolar modo una barba dura, come... Io me la faccio sempre a pelo e ho finito le bollicine in faccia mia. Come io da solo, perché vediamo da lei, ci vuole per tutte di solito che va via dal volume, accortezza di vedere la pelle e la barba che forma hanno, per vedere di poter applicare qualche prodotto, per poter morbidire la barba e morbidire la pelle, perché così, oltre alla buona saponata, si possa addolcire la pelle, ammorbidire il pelo, e così il rasoio, come dice Serino, il rasoio canta. Ragazzi, voi non potete capire quanto sono felice. Perché così le prende, ha mai quantificato quanto barba ha fatto in vita sua? Penso che l'abbia fatta la milionesima barba. Non l'ho intervista, ho detto che ha fatto 1 milione di barbe, perché prima si facevano 50, 60, 70 barbe al giorno, quando l'ultima arrivò la barba alla barbiera, ed ero un svertito per la barba. Poi siamo passati invece a quanto taglia i capelli, perché poi c'è stato un momento che per le barbe mi sono divertito meno di tagliare i capelli, allora di barba. Io personalmente li faccio sempre così, però preferisco tagliare i capelli. Ah sì? Sì. Se devo essere così, preferisco tagliare i capelli, perché c'è più... Qua c'è il piacere di essere attento, di sapere usare il rasoio, di non tagliare. E se guarda sempre le persone proprio fisicamente è bene, perché da benessere, infatti io sono mamma mia infatti mi capelli, però è più visibile anche che puoi esprimere di più praticamente dalla tua creatività, riesci? Sì. Capisco, perché la barba l'hanno provato, sono tutti i capelli, possono tagliare tutti, però il capello possiamo essere più scultori. Ah sì, in effetti. Mi credi? Sono proprio niente, rilassamento più totale, è proprio l'ambiente stesso, ragazzi, credetemi, che ti dà quella magia che veramente c'è nel mondo della rasatura. Cioè, assurdo, veramente, credetemi. Come dicevo prima nella diretta, la barba non è la classica crema e latte, è tutto quello che ci gira attorno, è tutta quella misticità che riesce a creare questo mondo e per tutti gli appassionati. Io vi consiglio una cosa, ragazzi, se avete modo di venire a Palermo, una barba qua è d'obbligo. Oh, il cavaliere mi sta omaggiando di una barba fatta con un grifo dedicato a lui da Mastro Livio.
magia. È magia. Credetemi, ragazzi, questa è magia. Mamma mia ragazzi, non si può capire. Un consiglio lo volete? Sì. Ho comprato un rasoio Master Grip. Non ve ne pentirete perché sono delle opere d'arte. Ragazzi, io manco lo sento. È magia. Questa bella, per favore. Ai 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 ragazzi. Non si può capire, ragazzi, veramente. Di più. Questo barba con il rasoio lo sto facendo a Giuseppe, che veramente mi ha commosso con la sua venuta nel mio negozio, con le sue belle parole. E naturalmente non potete andare a me, perché abitualmente questo rasoio lo uso solo ed esclusivamente per pochissime persone, in quanto c'è che non vedendo molte barbe. Uno cerca di usarlo, però dico, ci hanno detto tutto, perché oggi con lui la sua armonetta e li tagliano molto bene, però no, non c'è storia, è qui il piacere. Il piacere è questo qua, però, che con la sua è mano libera. A te devo fare una barba, posso mettere? Mi sembra il minimo. Mi hanno dato per far sentire pure questo qui. Guarda, prima ti dico una cosa per le tue basezze. Mm-hmm. Se vuole mi taglio pure i capelli, cavaliere, se ha problemi non ce ne è. Mi fa un tantissimo piacere, no. Se ha tempo. Io sono tutto suo. Soltanto devo fare un bello, poi senti che sono troppo in alto. Mm. Questo io posso vedere, okay. Facendo la barba e alzando, invece devo lasciare almeno 2 centimetri più basso. Ok. E io a partire da ora, almeno qua, andrò a svolta, ti dico. Ragazzi, ma come taglio sto rasoio, impressionante. Oddio ragazzi, tanta roba, tanta roba. La posso dire una cosa?
Però credetemi che non sia marchietta, perché voglio essere sincero sempre, per come lo sono e come lo sono sempre stato. Io non ho mai avuto una barba fatta così in vita mia. Io non c'è bisogno che gli faccio i complimenti, perché già lei lo sa, sa tutto. Ma io devo dirlo, perché è doveroso dirlo. C'è qualcosa, ragazzi, che non si può capire. Mamma mia. Dovevo fare questo mestiere. Ah, sei troppo bello. Troppo tardi, per me. Il mestiere è più bello del mondo. Troppo tardi. Voi pensate che io mi posso limitare a farmi la barba qua, stavolta non vengo più? No, non si può, non si può, ragazzi. Ma tu ti rendi conto? Allora io dico anche una cosa, ringrazio pubblicamente a Guglielmo che mi ha dato la possibilità di creare tutto questo, ragazzi, che da solo non ci sarei mai riuscito a creare, diciamo, una situazione del genere. Quindi contentissimo, a buon rendere, grande. Grande Mastro Liri, grande Mastro Liri, veramente, che opera d'arte, che opera d'arte, ragazzi. Mi perdoni, è fatto da me che non indovisco niente. Quindi sicuramente ci troverà un sacco di errori, ma più di tanto ero al massimo, mi credo. L'impegno gliel'ho messo tutto. Da notare la faccia che sembra in trance. No, ragazzi, io godo, non si può capire. Cioè, venire a Palermo, se si è appassionati, non farsi una barba dal cavaliere, cioè, ragazzi.
conosciuto come Franco Alfonso. Come Franco Alfonso? Franco Alfonso. Mamma mia, ragazzi, che storia. Sono in trance, si capisce? Pensi che si capisce? Abbondantemente. Lasciatemi qua, non mi prendete più. Io non ne sapevo niente, ti rendi conto? Io ho 12 anni questo. Era tipo selvaggio, vero? Mai curato. Non ce la faccio.
diciamo che gli sto dando una personalità, un'anima. Invece prima era una cosa che aveva detto ben selvaggio, o selvaggio. Senza senso. Si vede che sono goduto in faccia, si capisce? Abbondantemente. No? Abbondantemente. Ma non riesco a trattenermi, capito? Cioè sono la faccia di quello che esprimo, che sto provando. Quindi. Ha un senso. Non già come pensavo di fare un attacco. Io lo posso mischiare. Il silenzio deve essere pieno di mille risposte. Hai capito, no? Già, hai capito. Cioè, tu sapevi una cosa, chi se te la tenevi tutta per te, ti rendi conto che sei un disgraziato? Ma no, queste cose si divulgano, non si tengono privatamente per te. Cioè, no, non puoi appropriarti di una cosa, è di tutti, il sole è di tutti. Mamma mia, ragazzi. Sono
No, ma io l'ho conosciuto ora tramite questa passione, perché un utente che è entrato nel gruppo è rinato una bella amicizia. Ma gli ripeto, io sono stato appassionato di questo mondo, ma nel mio privato, nel mio bagno, non sapevo dell'esistenza di tutto questo mondo. Ero appassionato dai Mano Libera, però non avendo cultura per affilarlo, mi ero sempre mantenuto nel mio a non comprarlo. Nel momento in cui ho avuto la possibilità di potermene fare uno e capire come affilarlo, per comprare una roba ci vuole un panno caldo. Mamma mia, ragazzi. No, ragazzi, venite a Palermo, venite. Mamma mia. Ma lei non mi vuole per sempre qua, vero? Io rimango, io non mi muovo. Lei ogni 2 giorni mi viene a mangiare ogni tanto. O no? Lo consumo poco. Nella vita normale cosa fai? Allora, io mi occupo, faccio la guardia giurata e in più mi occupo nel campo delle sigarette elettroniche, diciamo. Delle sigarette elettroniche, sì. Diciamo che a Palermo ho una piccola realtà con un socio e siamo uno dei negozi più belli che ci sono a Palermo. Grande soddisfazione. In più ora è nata pure una fabbrichetta. Dove sei? Io sono catanese, ma da 12 anni sto a Palermo, che mia moglie è palermitana, mi sono sposato qui e quindi sono qua. Io regione siciliana, di fronte al McDonald's, con la scusa Sicily Smoke, ragazzi, veniteci a trovare, cavolo. E quindi poi gli ripeto, è entrato nella mia vita questa passione di questa rasatura a questi livelli, e secondo me chi si compra il rasoietto Gillette al supermercato è proprio una cosa del genere. Non c'è storia. Io stamattina sono qui, non le nascondo, perché mi ha chiamato un grandissimo amico mio, Fulvio. Oh, che questa è una persona di una squisitezza fuori da di più, ma quello. Stamattina mi è venuto questo Fulvio e non lo conoscevo. E io a lui ci ho detto che ci ero mangiato con un caffè, certo, quanto lui è entrato. Io dico subito, quando vedo una persona, questo sarà il mio futuro amico. Perché guarda, siamo stati più di un'ora. È un vero gentiluomo. Fulvio è un ragazzo, perché lo reputo ragazzo, però di altri, con una cultura e con un'educazione di altri tempi. Lo faccio poi siamo andati a vedere che la sua ragazza è la nipote di un grande architetto Basile. E un architetto alla Baggio che è stato ricevuto dal priore di Mazzarello come ultima erede, perché c'è stato l'anniversario dei 100 anni della Camera dei Deputati. Sì. E siccome l'ha fatta il grande architetto Basile, questa tuta che opera d'arte noi siciliani modestamente. Ma com'è che dove ci mettiamo suoniamo? Abbiamo proprio la voglia di esprimerci, è perfetto, il problema ora farlo io. Una bella foto che ci mette da fare. Ora te la fa, salutate così che stoppiamo il video e vi faccio la foto. Allora. Una foto al pizzetto. Ah, ok. Prima un saluto. E poi facciamo una cosa. Allora, facciamo una cosa. Salutiamo innanzitutto tutte le persone che guarderanno questo video. Ragazzi, credetemi, se venite a Palermo almeno una volta provate che vuol dire una barba ad altissimi livelli. Qua si fa la storia. Io, cavaliere, la ringrazio tanto, ma tanto, 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 da figlio, da nipote, come vuole. Sono Franco Alfonso. Franco Alfonso. Deve essere soltanto, semplicemente. Franco Alfonso, ragazzi, e si vola a bassi. E si vola a bassi con tutti i titoli. Io un saluto e ciao a tutti, ragazzi. È stato un piacere. Ciao, ciao. Grazie.